Siamo ufficialmente arrivati a IFA, ho subito il primo ospite che ovviamente ormai Dario. Sono un ospite fisso. Super fisso. Oggi Dario, questa è retroscena, andremo a vedere uno smartphone che stiamo attendendo. Mamma mia, da una vita l'hanno presentato in Cina, ci hanno fatto desiderare, qualcuno l'ha pure già fatto vedere, finalmente ce lo danno anche in versione ufficiale, diciamo. Però questo, ragazzi, è solo un hands-on veloce, allora io per aumentare un pochino anche il video, per farvi vedere più cose, voglio sapere, ma cos'è che aspetti di questo smartphone? Allora, io cosa aspetto già lo so, perché effettivamente è l'hardware, è la cerniera, è il fatto che sia super sottile, gli schermi, lo schermo esterno e tutto. Quello di cui sono curioso invece è il software, perché ok, l'abbiamo visto in diversi video, però quello cinese. In realtà io sono proprio curioso di sapere Honor cosa è riuscito a fare nel software che poi arriverà da noi e che potremo utilizzare noi. Tra l'altro, ragazzi, quello che vedrete all'interno del video è un sample, sì. Non so se pre-produzione, comunque non possiamo toccare praticamente niente. No, ci hanno detto che non possiamo fare niente, non possiamo installare app, non possiamo... Possiamo fare le foto? No, niente. Ecco, zero. Dobbiamo solo aprire e chiudere la cerniera 100 volte. Dobbiamo fare una live però, un versus al volo. Sì. Comunque V2 è molto molto atteso, ragazzi, quindi adesso ve lo facciamo vedere più nel dettaglio. Ma prima dobbiamo andarlo a prendere. Sì. Video, si spera fortunato, ragazzi, oggi io e Flavio siamo riusciti a mettere le mani finalmente su quale smartphone? Honor V2 Magic V2 è un Magic, è veramente uno smartphone molto molto interessante. Ci avete bombardato di commenti all'interno della recensione del Fold, ma confrontatelo col Magic, il Magic V2 finalmente è arrivato, anche se quella di oggi che vedete qua sul canale, ragazzi, non è la recensione completa, ma è solamente un video in zone, quindi un'anteprima che giriamo qua a Berlino con software non definitivo. Non si può fare praticamente niente con lo smartphone, insomma Honor ci dà la possibilità di mostrarvelo, di farlo vedere in video, ma effettivamente insomma non si può aprire la fotocamera, non si può far foto, però possiamo raccontarvi, no, le nostre prime impressioni, soprattutto le caratteristiche dello smartphone. Quindi Flavietto, sotto questo quasi temporale che sta arrivando qua a Berlino, io voglio sapere cosa ne pensi di questo V2. Allora, la prima cosa che balza all'occhio e che mi ha veramente colpito è prenderlo in mano da chiuso. Sembra praticamente uno smartphone tradizionale. E questa è una cosa che per me, su un pieghevole, su un foldable di quel tipo, è fondamentale. Perché l'usabilità da chiuso, no? Forse è il pantalone di Achille di questi dispositivi. Invece sia il peso, che non è contenuto, però non eccessivo, che lo spessore fanno sì che tu lo tenga veramente bene in mano. Tra l'altro, ragazzi, esistono due versioni di questo V2. Intanto due versioni, nonché anche due colorazioni. Quella che vedete nel video è la versione in pelle vegana nella parte posteriore, se no c'è anche quella non in pelle, ed è viola, molto molto bella, anche se questa in pelle non è brutta, no, a me è piaciuta subito. Touch and feel ottimo grip. Però esiste anche una versione Ultimate che però, ragazzi, non vedremo mai in Italia. In Italia ci si ferma all'Honor Magic V2 che avete visto all'interno di questo video. Effettivamente, allora, primo impatto colpisce moltissimo lo smartphone. È premium, sembra uno smartphone davvero di livello, sembra quel pieghevole che volevamo vedere, volevamo toccare con mano. È un mix tra il Fold di Samsung nonché anche quello di Oppo, il Find N. Cioè è proprio un mix di cose che te lo fa subito piacere. Poi la cosa che più mi ha colpito è quanto è fine questo smartphone, quanto è sottile. Siamo praticamente a poco sopra i 9 mm, che insomma
Diciamo uno smartphone tradizionale è poco sotto, perché ha 8 mm, prima parlavamo ben oltre di un centimetro di spessore e la differenza si vede e si sente. Sì, 9.9 mm di spessore. Tra l'altro, considera bene un fattore, hanno montato una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 66 watt in questo spessore. Ti immagini con l'8 Gen 2 e il software molto valido dal punto di vista energetico di Honor, che cosa può venire fuori? Probabilmente il foldable con la migliore autonomia di sempre. Allora, il software è molto molto importante. Noi non abbiamo potuto provare questo smartphone lato software. Il software è praticamente al momento identico all'Honor Magic VS che abbiamo già recensito sul canale. Però ecco, la differenza, secondo me, il gap che c'è tra Honor e Samsung è proprio lato software. Non tanto adesso lato hardware, ok, la cerniera nuova, ok, che lo spessore è stato ridotto, però questo è uno smartphone totalmente diverso. Cioè, ti sembra al tatto che non sia una copia di un Fold. Cioè, mentre sì, gli altri un pochino ci assomigliavano, questo è forse una marcia in più, ha qualcosa di più. Sì, perché si vede che c'è, è frutto di un progetto. Non è una copia 1-1 di qualcosa di già visto, cioè hanno voluto veramente innovare andando a vedere quelle che erano le criticità degli altri foldable. Hanno visto cos'è che non va negli altri e hanno deciso di andare a smussare questi problemi. Effettivamente il colpo d'occhio è favoloso. Hai visto anche quando lo apri, le cerniere in titanio, si sente che sono resistenti, che sono pregiate. Io ho tante aspettative su questo telefono. Anche un ottimo clack quando andiamo a richiudere lo smartphone, potrei effettivamente star lì. No, clack. Attenzione. Potremmo star lì per giorni a sentire quel suono che è veramente incredibile. Hai visto, Flavio, che pannelli sono stati montati su questo Honor Magic V2? Davvero, sono due OLED di altissima qualità, tutte e due a 120 Hz. Quello interno è da 7.92 pollici, quindi bello ampio. Quello anteriore è da 6.43 pollici, che insomma è comunque grande, ed ha un aspect ratio piuttosto tradizionale, quindi non è troppo stretto da usare. Fra l'altro 120 Hz entrambi i pannelli, 1600 nits di picco massimo quello interno, 2500 nits di picco massimo quello esterno, quasi quanto un iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e tutti gli altri. Quindi comunque super super luminosità per questo Honor Magic V2. Tra l'altro piega che a primo impatto si nota poco, sì, rispetto a comunque anche gli altri pieghevoli che abbiamo provato fino a questo momento. C'è una pellicola premontata all'interno del display. Ora non ho controllato se funziona con occhiali polarizzati o meno, ma tanto poi ci arriveremo all'interno della recensione. Nella parte posteriore poi abbiamo notato anche tre moduli fotografici. Abbiamo due sensori principali, quindi un main sensor da 50 megapixel stabilizzato, una ultra wide non stabilizzata sempre a 50 megapixel e poi abbiamo uno zoom da 20 megapixel. Sì, una tele che arriva fino a 40 per diciamo con lo zoom ibrido digitale. 2.5 per standard, sì. Quindi Cosa interessante, supporta il pennino. Sì, è vero, c'è anche il supporto al pennino. Fotocamera, ragazzi, nonché video 4K a 60 fps grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2, un pochino overclockato quello nuovo, più potente. E vi ricordo che ancora non abbiamo testato nelle foto, nei video dello smartphone, ma quello arriverà durante la review. Non sappiamo neanche quando uscirà lo smartphone, al momento non ci hanno detto niente, non sappiamo ancora a che prezzo, quello farà tutta la differenza del caso. Sì. E soprattutto siamo in attesa di un bel bundle da parte di Honor sul sito ufficiale, perché di solito Honor fa sempre ottime offerte. E quindi, ragazzi, io e Flavio vi aspettiamo qua sotto nel box dei commenti per sapere cosa ne pensate di questo Honor Magic V2. Ma anzi, zan zan! Eccolo qua lo smartphone. Ah, ragazzi, guardate quanto è sottile, sembra un foglio di carta. 4 mm e 4 mi sembra, giusto Emma? Sì, 4 e 4. 4 mm e 4. 9.9 da chiuso. 9.9 da chiuso. Tu che hai il Fold 5, sì, tra le mani. Adesso lo mettiamo proprio a confronto. Ecco qui. Vabbè, display esterno dipende un poco dai gusti. Comunque questo è praticamente uno smartphone tradizionale. Ma guardate la differenza nello spessore, è qualcosa di incredibile. Sì, veramente hanno fatto un grandissimo lavoro. Anche se il camera bump sporge un bel po', ma non è che nel Fold sporga meno. Eccoli qua, anche il camera bump. Bisogna vedere quanto dura, soprattutto come durevolezza nel tempo. Sì, sì. C'è da dire che comunque mi ha dato un'ottima sensazione questa cerniera. Anzi, adesso facciamo sentire il rumore, vediamo se si sente. Un bel clack. Ci starei ore a fare così.
No, ottima cerniera che si può anche, vedete, tenere aperta a diverse angolazioni, si sente che comunque il meccanismo in titanio funziona. Davvero un gran telefono, lo voglio provare col software nostro, sì. Ok, grazie mille ragazzi, e quindi ci vediamo prossimamente per un nuovo video. Seguite anche Dario qua sotto. Ciao. In box.